Finita l'emergenza legata al Covid-19 e dopo 2 anni di pandemia, tornano messe e processioni per celebrare la Pasqua. In Sicilia, come in tutto il resto d'Italia, dal prossimo 10 aprile, ovvero dalla Domenica delle Palme, ripartiranno i riti religiosi, così come preannunciata in una lettera inviata a fine marzo dalla CEI. I cittadini sono entusiasti di questo piccolo passo verso la normalità. Le è mancato vivere la Pasqua con questi riti così significativi? Sì, almeno ci azzeniamo per qualcosa di concreto e di vero, che è l'unica cosa che ci può salvare. Un'ottima cosa perché abbiamo perso tutto nella nostra vita, almeno ci rifacciamo con quello che abbiamo perso. Che mi piacciono appunto le processioni, questa di Gela, quella di Caltanissetta che è bellissima, che ho visto quando è capitato, insomma, mi sono capitato certe volte di essere a Caltanissetta, anche questa di Gela, perché no? Ora che hanno un po', diciamo, detto che si può anche camminare senza mascherina, soprattutto fuori, perché no? Le è mancato in questo periodo di pandemia vivere la Pasqua in questo modo? Certamente, essere chiusi in casa senza più festeggiare niente è una cosa un po' buia, diciamo, è brutta. È una cosa buona che ritorniamo a re di nuovo la vita normale. Che cosa devo dire? Più di questo? Lei come la vive di solito la Pasqua? Le sono mancate in questi 2 anni le processioni? Sono mancate. Come sono mancate a me, è mancata a tanta parecchia gente. Prendere la vita normale, certo che uno è felice, non con le mascherine, ma già prendere la vita normale, certo che è felice una persona. Una bella cosa, una bella tradizione. Le sono mancati in questi 2 anni di pandemia? Un po', sì. Io sono d'accordo, cioè sarebbe una bella cosa ritornare alle vecchie tradizioni, diciamo. Anche io sono d'accordo, comunque è una bella cosa, le processioni a livello religioso è una bella cosa. Una volta che hanno aperto tutto è giusto che si faccia, dopo 2 anni è bene che si facciano le processioni. Lei partecipa di solito a queste processioni? Sì, io addirittura mi occupavo del Venerdì Santo. I riti della Pasqua, da sempre molto coinvolgenti e significativi, per la maggior parte della popolazione non sono solo la scusa per sfoggiare un nuovo guardaroba, ma sono un'occasione vera e propria per riflettere sul mistero pasquale e sul grande sacrificio che Dio fece donando il suo figlio unigenito. Si ritorna nel feste poi alle origini. E sono cose molto importanti perché unisce anche le persone. Perché la fede, io che sono fede, diciamo, cattolico, mi piace tantissimo, però anche, come si suol dire, è anche una cosa bella in quanto si ritorna alle cose antiche, le famose tradizioni, che stanno scomparendo purtroppo, ed è un peccato perdere queste cose, guarda, che si perde anche la fede, che si allontana dalle cose, capito? Tornano anche i cenacoli allestiti nelle parrocchie, in cui, al termine della lavanda dei piedi, viene riposto il Santissimo Sacramento, a cui è solito far visita in attesa che inizi la processione del Giovedì Santo, che vede le effigi raffiguranti Gesù caricato della croce e la Madonna addolorata spostarsi dalla Chiesa del Rosario alla Chiesa Madre. Durante le processioni si invita i partecipanti a rispettare le precauzioni anti-Covid. Solo così sarà possibile limitare i contagi che continuano ad essere registrati, nonostante la fine dello stato di emergenza. Tra le disposizioni si indicano la sanificazione delle mani e l'uso della mascherina, soprattutto durante il rito della lavanda dei piedi.